tra poco. Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale. È stato catturato dalla polizia il piromane evaso dai domiciliari che nel novembre scorso incendiò due locali a Fano. Si terranno sabato pomeriggio i funerali dell'uomo colpito da malore mentre viaggiava in auto in via Papiria. Una canzone per Ivan il Guerriero, l'hanno scritta per lui gli studenti dell'Istituto Olivetti con la collaborazione dei Lolliman. Da Roma arriva il via libera al comune di Cartoceto per investimenti su scuola e mura cittadine. Buonasera dalla redazione di Occhio alla Notizia, benvenuti a questa edizione del TG. In apertura subito un'ultima ora, arrivata poco fa, è stato catturato dagli agenti della polizia di Fano il piromane, 29enne di origine lettone, evaso martedì sera dai domiciliari a Sasso Corvaro e accusato di aver incendiato nel novembre scorso due ristoranti nel centro di Fano. Gli agenti del commissariato, diretti da Stefano Seretti, lo hanno preso mentre si trovava in città. I particolari verranno illustrati in una conferenza stampa prevista in questura. Ed ora tutti lo conosciamo, Ivan Cottini, e per lui è stata scritta una canzone dagli studenti dell'Istituto Olivetti. Sentiamo. La parola forza è stata la parola ispiratrice, pensando alla storia di Ivan Cottini, il modello malato di sclerosi multipla, quando i ragazzi dell'Olivetti hanno deciso di scrivere e musicare un testo che potesse rappresentare la lotta quotidiana di questo ragazzo che sta diventando un simbolo in tutta Italia per la sua personale battaglia contro la malattia. Comunque è una cosa bellissima sapere che quando sono entrato dentro ai ragazzi con la mia storia e sono rimasto a tal punto da portarli a fare una canzone, è il massimo, top. Ma c'è una cosa che sta particolarmente a cuore, che ti colpisce maggiormente di tutto quello che vivi per questa tua esperienza? Ma secondo me se volevi arrivare a tal punto con rotto le balle che sono ovunque. No, dai, ti ho detto, la cosa bella è rimanere dentro le persone, quindi questo, fin quando vedo nei ragazzi o nelle persone che ascoltano la mia storia e rimango dentro, per me questo mi spinge a fare ogni giorno sempre di più. Per produrre un prodotto di successo ci vogliono ingredienti di successo e i Lolliman, gruppo musicale fanese degli anni 70, arrivato alla ribalta nazionale e ad un passo da Sanremo, sono l'ingrediente giusto. E sono quelle cose che prendono veramente dentro. Quando l'Olivetti ci ha chiamato e ci ha detto se volevamo collaborare, siamo rimasti veramente entusiasti. La canzone, come ha detto il paroliere, dice continuamente non renderti mai contro le avversità della vita, che ce ne sono tante, e soprattutto i sogni. I sogni sono tutto, quindi i sogni sono fondamentali, dobbiamo sempre averne. Ma la sua personale lotta è diventata la lotta di tutti. Ivan ha trasformato il suo doloroso percorso in uno spot gigante per parlare di questa malattia e così si è involontariamente trasformato in un simbolo, un esempio di forza di volontà e che cosa si può fare con la caparbietà di chi vuole superare i propri limiti. E adesso appunto quello che ci rimane è quello di lanciare, diciamo, un appello affinché questo DVD possa essere acquistato, perché tutto ricavato andrà in beneficenza appunto per l'associazione Sclerosi Multipla di Pesaro e quindi appunto per rafforzare questa testimonianza che Ivan ci dà ogni giorno. E si svolgeranno sabato pomeriggio nella chiesa dei Santi Giorgio e Pasquale a San Giorgio di Pesaro, con partenza alle 14.30 dalla camera mortuaria di Fano, i funerali di Giuseppe Carugati, l'uomo di 50 anni deceduto a causa di un malore mentre stava guidando la sua automobile in via Papiria a Fano.
ed è stata inaugurata questa mattina al Liceo Artistico Mengaroni di Pesaro l'aula dedicata alle attività della Consulta Provinciale Studenti di Pesaro e Urbino. Un luogo, come ha spiegato la dirigente scolastica Serena Perugini, a disposizione di tutti i giovani, con affetto dei vostri confronti e con l'auspicio che sia da stimolo per far decollare la vostra progettualità. A tagliare il nastro il presidente della provincia Daniele Tagliolini, la dirigente dell'ufficio scolastico provinciale Marcella Tinazzi, l'assessore alla crescita del comune di Pesaro Giuliana Ceccarelli. Questo spazio, ha detto la giovane presidente della consulta Giorgia Weitz, non è solo il luogo fisico, un luogo fisico, qui possiamo condividere idee, confrontarci e creare qualcosa di concreto come il calendario che abbiamo realizzato e che ha alla base dei diritti umani. Un'importante associazione fanese, l'Associazione degli Alberghi Consorziati di Fano, compie 40 anni, un traguardo importantissimo per questo consorzio. Vediamo. Non è solo un mestiere, un lavoro come un altro, quello dell'albergatore, è molto di più. A metà strada tra la vocazione e la scelta di vita si basa su principi fondamentali come una predisposizione ad accogliere e ospitare non solo nelle proprie stanze, nelle proprie strutture, ma anche nella propria vita quotidiana chi decide di arrivare nella nostra città e viverla. Fare l'albergatore in un contesto come quello di Fano significa essere un tutt'uno con i propri ospiti, farli sentire a casa, nulla a che fare con spersonalizzanti strutture megagalattiche di altri contesti più di grido e più alla moda. Qui da noi la città si respira e l'albergatore è colui che la lega alla città, al territorio e al turista. Un compito che la cooperativa Alberghi Consorziati svolge da ben 40 anni. Noi abbiamo dato il massimo, tutti gli albergatori hanno formato questa bellissima cooperativa e festeggiare 40 anni oggi è una cosa molto importante perché c'è stata collaborazione, lungimiranza da parte degli albergatori perché 40 anni fa non ci pensava nessuno a fare una cooperativa sia di promozione che ad accoglienza e di acquisti anche. Sul territorio. Ecco, l'associazione come si vuole evolvere, come vuole affrontare il futuro del turismo? Noi cerchiamo di naturalmente migliorarci sempre di più portando iniziative nuove perché l'importante è quello, la novità. Tra queste realtà poi c'è chi rappresenta ed è arrivato alla terza generazione di albergatori proveniente da chi ha fondato il consorzio. La famiglia l'ha vissuto e ha contribuito per quanto riguarda la costituzione della cooperativa, in quanto mio nonno è stato uno dei soci fondatori dell'associazione albergatori della cooperativa Alberghi. Quali sono le nuove sfide di un albergatore, di un operatore turistico in questo momento? Le nuove sfide sono quelle di guardare sempre avanti, non fermarsi di fronte alle crisi, non fermarsi di fronte alla paura, non fermarsi di fronte a cambiamenti che non si capisce dove porteranno e dove stiano andando, ma continuare a crederci, continuare ad investire, continuare a non solo a mantenere perché non basta, ad andare avanti, a cercare di innovare, di dare sempre un prodotto nuovo, un prodotto al passo coi tempi. Ed ora cambiamo decisamente argomento. Scritte anarchiche su un muro vicino a un asilo. Succede nel quartiere di Sant'Orso a Fano, a segnalarlo è il segretario del Movimento Fratelli d'Italia, Andrea Montalbini, secondo il quale prima di parlare di riqualificazione di quartiere a misura di bambino sarebbe il caso di cancellare le scritte anarchiche che da quasi un anno imbrattano il muro adiacente all'entrata della scuola primaria dell'infanzia. Poi Montalbini interviene anche sul tema dei parcheggi che il comune di Fano vorrebbe cancellare per realizzarci una pista ciclabile. Per il segretario è già un'impresa ora trovare un posto auto vicino al centro commerciale e con l'eliminazione la situazione diventerebbe ancora più insostenibile. Inoltre, prima di agire, in ogni caso, sarebbe stato meglio sentire il parere dei commercianti e dei cittadini. Ed ora parliamo di lavori pubblici. Da Roma arriva il Via Libera a Cartoceto per realizzare due importanti opere.
Devo dire una notizia sicuramente molto positiva per il Comune di Cartoceto, quella che ci è pervenuta al Ministero delle Economie e Finanze per ciò che riguarda la concessione di spazi finanziari sulla base del dettato della legge di bilancio dello Stato, che dava la possibilità ai comuni di richiedere entro il febbraio, 20 febbraio scorso, la richiesta di capacità di spesa di quelli che sono i cosiddetti spazi finanziari per poter poi realizzare delle opere pubbliche. Nello specifico il Comune di Cartoceto ha richiesto questi spazi finanziari per un totale di 318.000 euro, di cui 167 per terminare definitivamente i lavori di realizzazione della nuova scuola dell'infanzia di Lucrezia e invece altri 151.000 euro per proseguire con le opere di messa in sicurezza e di ricostruzione delle mura urbiche del capoluogo. È bene specificare appunto che non si tratta di contributi ma soltanto di capacità di spesa in attuazione del patto nazionale verticale che i comuni però potranno avere a disposizione e in particolare per ciò che riguarda Cartoceto per i 167.000 euro verrà acceso un mutuo, mentre per i 151.000 euro si tratterà di poter spendere l'avanzo d'amministrazione. Colgo l'occasione anche per ringraziare su questa vicenda la particolare attenzione che è stata riservata dal consigliere regionale Mirko Carloni, che mi ha seguito particolarmente la vicenda presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze sin dall'inizio, e diciamo che per Cartoceto insomma è sicuramente una bella notizia che dà la possibilità per ciò che riguarda la scuola dell'infanzia di portare a compimento una importantissima opera pubblica che fa parte delle priorità programmatiche dell'amministrazione comunale, e dall'altro per ciò che riguarda invece i 151.000 euro di proseguire, come detto, l'opera di messa in sicurezza delle mura urbiche del capoluogo. E anche qui si tratta ovviamente di un punto programmatico fondamentale per l'amministrazione di Cartoceto. E a Palazzo delle Marche, ad Ancona, si sono tenuti gli stati generali dell'emittenza privata, un incontro promosso dal Presidente del Consiglio regionale, Antonio Mastro Vincenzo, e da quello del Corecom, Cesare Carnaroli, d'intesa con il SIGIM, il sindacato dei giornalisti. Al centro dell'attenzione le prospettive future, le difficoltà che investono alcune emittenti televisive marchigiane. Il calo degli investimenti, i contributi del 2015 ancora congelati, il problema delle frequenze e le novità normative messe in campo dal decreto sull'editoria. Il Presidente del Consiglio Mastro Vincenzo ha evidenziato che l'obiettivo primario deve essere quello di salvaguardare i posti di lavoro, ma anche il pluralismo dell'informazione marchigiana. Per Cesare Carnaroli l'emittenza privata marchigiana si trova in una situazione drammatica che va a collocarsi prepotentemente nel quadro della crisi economica più generale che sta investendo il Paese. Fatta qualche eccezione, molte delle nostre televisioni rischiano di non avere la forza per andare avanti. E il 2 aprile prossimo si terrà la giornata mondiale dell'autismo. A Mondolfo il comune ha organizzato una serie di eventi. Vediamo quali sono. L'integrazione delle diversità attraverso sport, tradizioni e solidarietà. È questo l'obiettivo della spaghettata di Mondolfo, manifestazione prevista per il prossimo 2 aprile in occasione della giornata mondiale della consapevolezza sull'autismo. Sì, siamo qui per un evento importante che ci sarà il 2 aprile perché c'è la tradizionale spaghettata, quindi è la 71esima edizione, come si diceva prima in conferenza, quindi è un evento già importante di suo, che però si aggiunge con altri eventi importanti dal punto di vista sportivo, dal punto di vista della solidarietà. L'evento prevede lo svolgersi nell'arco della giornata di diverse attività, tra le quali la mezza maratona Mondolfo Marotta, organizzate grazie alla sinergia di importanti realtà come Avis e Onfalos, presenti e attive socialmente nel nostro territorio. Il 2 aprile è la giornata mondiale della consapevolezza dell'autismo e ci sarà la mezza maratona, quindi una gara competitiva di 21,5 chilometri. Verrà coinvolta tutta la cittadinanza, ma anche tanti cittadini e tante persone atleti che verranno da fuori comune, quindi questo è molto importante per noi. Bene, è un mese esatto dalle ultime sfilate, ancora le abbiamo negli occhi tutti quanti. Il Carnevale di Fano e l'ente carnevalesca tracciano un bilancio di questa prima edizione, attrazione Gian Marioli. Vediamo che cosa sono stati per loro queste giornate così importanti.
questa prima esperienza di gestione del carnevale? Beh, i fatti parlano, quindi forse non ci sarebbe molto da dire, però noi siamo ovviamente felicissimi, le cose sono andate oltre, forse oltre le aspettative, quindi siamo felici per noi, siamo felici per la città, siamo felici per i commercianti che sono rimasti altrettanto soddisfatti, e ci diamo un 6 pieno, dobbiamo arrivare al 9, quindi ancora abbiamo tanto da lavorare, quindi con umiltà ci prepariamo per i nuovi progetti e siamo già al lavoro per dare alla città un carnevale sempre più di qualità, sempre più di felicità e di serenità. Ecco, la mente va già alla prossima edizione, ci state già lavorando? Certo, stiamo già lavorando alla progettazione del carnevale estivo, ovviamente, con tante idee nuove per dare una novità assoluta anche per il carnevale estivo. E naturalmente abbiamo già gettato le basi per il prossimo carnevale 2018, abbiamo già tanti contatti e sicuramente riusciremo a meravigliare un po' tutti, a stupire tutti, speriamo. La gente è molto curiosa, cioè possiamo dire qualcosa, almeno per il carnevale estivo? Allora, la ricchezza di idee è tantissima, e una forte vicinanza con l'amministrazione comunale e di conseguenza con l'assessorato al turismo e alla cultura, quindi un carnevale estivo che sarà un carnevale da amare, e qui lascio intendere con il gioco di parole, quindi dove vedremo il turismo, il nostro mare, l'Adriatico in prima posizione, sicuramente progetti che ci vedono anche con la regione realizzare dei passi avanti, quindi un carnevale che non è solo nostro ma è di tutta la città. Bene, io mi fermo qui, finisce qui questa edizione di Occhio alla Notizia, grazie per essere stati in nostra compagnia, l'informazione torna domani mattina alle 7.30 con Occhio ai Giornali e poi domani sera naturalmente un'altra edizione di Occhio alla Notizia alle 20.30. Grazie per la vostra attenzione e buona serata a tutti voi.